Il legame della Sartiglia, e in particolare dei gremi oristanesi con la Chiesa e i Santi Protettori, ha origini antiche. I luoghi simbolo dei due gremi sono oggi la Chiesa Campestre del 300 di San Giovanni Battista, detta anche de Santo Giovanni dei Sfroris, e la Cappella di San Giuseppe, posta nella Cattedrale di Oristano, risalente al 1642. Questa chiesa è molto importante, forse ancora poco valorizzata dentro il contesto di Oristano, sicuramente ben custodita dal gremio di San Giovanni, e questo è un merito che gli va riconosciuto, perché di chiese campestri ne abbiamo tante, ma tanto cadenti. Ecco, questa è una chiesa campestre tenuta splendidamente all'interno, all'esterno e vorrei dire anche in tutto il contesto in cui è custodita. Come è noto, la Sartiglia ha due momenti, la domenica e il martedì. La Sartiglia del martedì è organizzata dal gremio dei falegnami, che è il gremio che ha la cappella, cioè il luogo più sacro del gremio, nella nostra cattedrale. La cappella del gremio è stata fatta dai falegnami nel 1600. E per questo il vescovo di Oristano, l'arcivescovo di Oristano, ha dentro il gremio un suo rappresentante, e da oggi sono io, sono uno dei canonici del capitolo e rappresento l'arcivescovo. Questo legame tra la Chiesa e il gremio, e quindi la Sartiglia, evidentemente significa che la Sartiglia non è solo una manifestazione carnevalesca, anzi non lo è per niente a dire il vero, è invece una sorta di rito laico di preghiera e di impetrazione della benedizione di Dio sul popolo di Oristano attraverso un gioco. Quindi la Sartiglia in fondo è un rito che commistiona in sé il sacro e il profano.